Insomma, no? Quando acceleravano e si staccavano, e ormai comunque è un bel vincitore, secondo me è un bel vincitore, niente da Assolutamente, sono d'accordo. dire, alla grande veramente. Prego Claudia, Dal se... ciclismo passiamo agli sport invernali, perché ovviamente oltre a Juri Chicchi e Antonio Rossi abbiamo Christian Zorzi, Silvio Fauner e Stefano Grossi. Torniamo proprio al percorso, perché l'abbiamo appena visto fare da Gilberto Simoni. Christian Zorzi, cosa consiglieresti a Silvio Fauner su come affrontare questa salita del Bondone, visto che lui non l'ha mai fatta? Ma siccome abbiamo caratteristiche simili, siamo sempre stati due atleti di ultima frazione, quindi resistenti ma con delle caratteristiche veloci, e in salita ce la caviamo anche noi, visto che siamo veloci, Certo, è dal punto di giusto. Non bisogna mai arrendersi. vista. I consigli è dura da dare un consiglio a uno che è stato olimpionico prima di me. Come faccio a dare consigli a una persona che ha vinto prima di me, e tanto anche? Avrei voluto invece batterlo ai tempi, invece non riuscivo. L'unico consiglio che potevo dare oggi era quello di guardarmi bene in partenza, perché dopo no. Non ci avrebbe più visto. Gli avrei fatto rimangiare tutta la polvere che mi ha dato quando ero giovane. Silvio Fauner, il ciclismo unisce sempre tutti gli altri sport e tutte le altre discipline. Sì, il ciclismo unisce tanto, uno sport che richiama altre discipline, lo vediamo con lo sci di fondo che fa parte determinante della preparazione atletica, ma lo vediamo anche, ci sono tanti calciatori che a fine carriera si avvicinano al mondo del ciclismo, quindi questo è sicuramente un merito che al ciclismo bisogna andare. Riesce a coinvolgere non solo la massa della gente, ma riesce a coinvolgere anche tanti atleti professionisti di altissimo livello di altre discipline. Gilberto Simoni non è qui con noi, è in Francia per l'ultima tappa del tour, ovviamente, però ha disegnato questo percorso, quindi andiamo a sentire i suoi pensieri. Gibo Simoni, autore del percorso, l'inventore, dai, del percorso, ci hai lavorato per tanti anni. Diciamo che il percorso dello scorso anno è poi quello che verrà svolto anche durante questa edizione. Ah, abbiamo dovuto fare diverse prove per arrivare a collaudare un percorso che sia ben voluto, che ci dia anche un po' agli organizzatori la tranquillità, un po' di essere in sicurezza, che la gente non si faccia male, perché insomma credo che sia un po' il primo punto di partenza per chi organizza questi tipi di manifestazioni. E sicuramente arrivare a Palù subito è una cosa che un po' rilassa la competizione, perché c'è molta competizione in una corsa come questa, il Bondone è là in cima, tutti vogliono arrivare abbastanza presto e allora nelle fasi iniziali c'è molto agonismo e in bicicletta, insomma, l'agonismo vuol dire anche rischiare di farsi male. Quante volte l'hai dovuta provare prima di capire che questo era il percorso giusto? Ma diciamo che in tutte le edizioni abbiamo provato a partire a nord, a sud. Certo, il fatto di andare verso nord con una strada che sale leggermente è un po' la cosa che ci ha gratificati di più anche come impegno organizzativo. E allora l'abbiamo provata. Poi dopo io, dai, diciamo che in Trentino, insomma, ci ho fatto quasi 700.000 km in giro con la bicicletta, conosco un po' tutte le strade. Diversamente, insomma, è pensare a una gara che porta quasi 3.000 atleti e tutti in gruppo, insomma, fanno veramente paura. E insomma, lui ha segnato la storia anche delle grandi Vai tu con competizioni, quindi grazie ancora per il scatti. tuo contributo. Grazie Gibo. Ok, grazie a tutti. Hai capito? Questo è il saluto dunque di Gibo Simoni che, come bene ha ricordato Claudio Morandini, non è qui, è al Tour de France, edizione del secolo, edizione numero 100 che si chiude stasera nella Ville Lumière, illuminata per l'appunto a festa per l'arrivo di questo Tour de France che sta tra l'altro portando bene ai ciclisti trentini, Silvio Martinello, Trentin primo, Moreno Moser, molto bene. Sì, se non è stato abbastanza avaro di soddisfazioni per i colori azzurri, rischiavamo anche quest'anno, c'era un rischio molto forte di tornare a casa senza una vittoria di tappa, invece Erano ha 3 anni, se non colmato, erro, che ci mancavano. esatto, ha colmato, diciamo così, questa mancanza un giovanissimo trentino, Mauro Trentin, che indovinando la fuga e soprattutto indovinando uno sprint straordinario tra un gruppo di corridori tutti
tutti stanchissimi ed esauriti dai tanti chilometri di fuga, ha colto questo bellissimo risultato, la sua prima vittoria tra i professionisti, pensate, alla lui classe 1989, a soli 23 anni, ha colto... Di Borgo Valsugana. Esatto, di Borgo Valsugana, ha colto questa importante vittoria al Tour e poi la bellissima e straordinaria prova di Moreno Moser nella giornata più importante del 100ª edizione del Tour, arrivo all'Alpe d'Huez, ma quest'anno la novità è stata la doppia scalata all'Alpe d'Huez. Moreno Moser che ha conquistato il traguardo del Gran Premio della Montagna, anche lui entrando nella fuga giusta nel primo passaggio all'Alpe d'Huez, e terzo poi all'arrivo non è riuscito a tenere il ritmo di Riblon e TJ Van Garderen, due corridori che lo hanno preceduto, ma veramente grandi soddisfazioni da questi due ragazzi che hanno testimoniato ancora una volta il grande talento, il gran bene che futuro si dice è loro, di loro. Futuro, il futuro è loro, assolutamente. Claudio Morandini, grandi campioni del ciclismo, ma questo Charlie Gaul anche grandi campioni, non delle due ruote magari, ma sicuramente grandi campioni dello sport. Infatti ne abbiamo parlato prima, anche qui ci sarà la sfida olimpica. Noi abbiamo incontrato Antonio Rossi e Yuri Checchi durante la conferenza stampa di presentazione della leggendaria Charlie Gaul e grazie a una partita a scacchi hanno già iniziato a fare le formazioni della gara, quindi ognuno avrà il gregario giusto. Andiamo a vederli. I due campioni hanno già iniziato la sfida olimpica. Siete molto concentrati, ragazzi. Vediamo una situazione di parità in questo momento. Le regine. Devo muovere i bianchi. Questo è un passo importante. Gioco pesante, allora? Gioco pesante. Oh, la regina si mangia tutto, eh? Allora io. Vabbè, allora hai capito come è andata il giusto spirito sportivo. Ragazzi, la sfida olimpica, il primo esperimento ha funzionato. E vedo lo sport. Per la Charlie Gaul si replicherà, giusto? Due squadre, loro due saranno i capi squadra con dei gregari che saranno amici, campioni, giornalisti, sarà? Sarà un gruppo che dovrà portarci fino all'arrivo, lo spirito diciamo un po' questo, certo competitivo, Galeazzi, ma... Scusa, c'è Galeazzi che vuole correre con Yuri, aspetta. No, aspetta, c'è un gregario. Pronto, Ivan, mi sì, ok, Ivan sì, com'è? Sì, Ivan vieni un attimo da Tour e passi di qua. Ivan com'è? Sì, porti sì, anche Contador che mi serve per la salita. Sì, a posto, ciao forma, caro. Sì, sì, yes, giorno, yes, sì, ok, see you later. Era Froome che voleva venire da Tour a fare questa sfida. Porta anche Contador perché li diventano amici e quindi li portiamo tutti all'arrivo. La prima sfida chi l'ha vinta? Aveva dei gregari veramente eccezionali, l'hanno portato. Sì. Rivincita al Monte Bondone. Beh, Bondone, ricordiamo che l'anno scorso ho vinto io. Hai vinto tu, ma io ricordo, a proposito di ricordi, io ricordo una caduta. Era due anni fa che era caduto. Due anni fa la caduta. Caduto l'anno scorso invece l'abbiamo fatta. Ho fatto il gregario proprio ad Antonio perché aveva avuto un problema meccanico, mi ricordi? Bravo, e ci siamo divertiti molto, ma ora a parte gli scherzi ci divertiamo molto a fare questa gara. Lo spirito giusto è quello, secondo me, di come l'affronteremo, quindi di una bella passeggiata impegnativa facendo fatica, ma arrivando tutti insieme senza esasperare l'aspetto agonistico che davvero, secondo me, certe volte in queste gare è eccessivo. Invece vorremmo noi ridimensionare e tornare a quello che è davvero una bella passeggiata sul Monte Bondone. No. Eccoci qui, dunque, questa sfida un po' particolare tra Checchi e Rossi. Sfida interessante, intanto ci ha raggiunti anche Stefano Gross, anche lui nuovo in questo team degli olimpionici. Io vorrei sapere da Christian Zorzi, Silvio Fauner, Stefano Gross, con chi vogliono stare, Checchi o Rossi, anche per le vostre capacità fisiche. È obbligatorio stare con uno dei due. Beh, no, puoi scegliere, puoi anche fare. Fai tanti giorni lì. Siamo noi tre, facciamo una squadra noi. Non è così, non si sbaglia. Esatto, voi tre avete le stesse caratteristiche. Altrimenti potete fare la mini Charlie Gaul che hanno organizzato. Potevate partecipare alla mini Charlie Gaul. Avrei fatto brutta figura. No. Allora, Zorro, con chi vuoi stare? In base a quello che conosci di loro, alle loro caratteristiche. Allora, l'idea era quella, siccome hanno dato per favorito Stefano, no? Che è in un'ottima forma, sicuro. È uno dei disegisti più forti nel ciclismo nell'ambito nazionale, l'idea era sarebbe quella di farla assieme a lui. Poi dopo l'opzione, preferisco Yuri, dai. Silvio Fauner? Io Antonio. Antonio ho fatto anni fa, abbiamo fatto un tratto della marcia longa assieme. E quindi Antonio. Stefano. Io cercherò, come ha detto bene Christian, di attaccarmi alla sua ruota, ma prevedo che sia molto dura, anche perché veniamo da una settimana di duro allenamento e quindi
penso di patire tanto questa salita. Sarà una scampagnata per te, diciamo. Sarà dura. Sarà dura, sarà dura. Partecipazione sempre interessante quella degli olimpionici, sì, a questa leggendaria Charlie Gaul. È il terzo anno che loro sono con noi e questo per noi è molto importante perché qualifica l'evento e poi è nata questa amicizia, insomma, è ormai un appuntamento che mettono nelle loro agende, agende che hanno con tantissimi impegni, che però onorano, ci onorano della loro presenza. Tra le novità, dicevo proprio prima, questa mini Charlie Gaul dedicata, sì, ieri ai piccolissimi, no? Sì, abbiamo voluto quest'anno fare l'edizione zero della mini Charlie Gaul, ma con un obiettivo molto chiaro, è quello di coinvolgere le famiglie, i bambini in modo promozionale, non naturalmente un evento agonistico, ma per far vivere il sabato pomeriggio prima della gara, e quindi l'edizione zero è stata quest'anno e l'altro anno penseremo ad un'edizione numero uno. Ecco, allora noi siamo andati comunque a curiosare tra i piccoli campioni di domani, tra insomma questi giovanissimi ciclisti dai 7 agli 11 anni, c'era anche Stefano Grosso, scherzo, andiamo a vedere il servizio. Eccoli impegnati in alcuni passaggi, pronti a superare, caschetto in testa ovviamente, gli ostacoli più o meno impegnativi. Sono i giovani e giovanissimi della prima edizione della Mini Charlie Gaul, gara promozionale riservata agli amanti delle due ruote dai 7 agli 11 anni e proposta dagli organizzatori dell'ottava edizione della leggendaria Charlie Gaul in collaborazione con l'Unione Sportiva Aurora. In Piazza Duomo, nel cuore antico di Trento, è stata allestita una gimcana. La prova prevedeva una serie di difficoltà relative alle varie abilità tecniche da superare in successione. Il risultato veniva determinato dal tempo impiegato da ciascuno dei partecipanti per coprire l'intero percorso, sommato alle eventuali penalità per salto di percorso o caduta birilli. Gli organizzatori hanno messo a disposizione anche caschetti e biciclette per chi ne era sprovvisto e voleva comunque cimentarsi in questa avventura all'insegna del divertimento. Mini Charlie Gaul dunque come piacevole novità per avvicinare i giovani alla pratica del ciclismo. Chi? Novità dunque per i più piccoli, come ricordava Elda Veronese, il prossimo anno sarà fatta un po' più in grande, anche ci sarà una vera prima edizione di questa Mini Charlie Gaul. Sempre con una forma di gimcana sulla Piazza Duomo, perché comunque è un evento che è bello viverlo in piazza, in modo promozionale, senza andare su percorsi impegnativi, parliamo di bambini, parliamo di giovanissimi e l'obiettivo è anche quello di coinvolgere le famiglie, in effetti i bambini che c'erano ieri avevano al loro fianco i genitori. Sì. Promozione sempre importante per lo sport delle due ruote, ovviamente che ne ha bisogno fino a un certo punto perché seguito è sempre interessante, no? Per questa seguito disciplina, ci sono tanti amatori, lo vediamo anche a questa e lo vedremo anche a questa leggendaria Charlie Gaul, però insomma è sempre importante anche affacciarsi al mondo dei più giovani, dei giovanissimi. Assolutamente, tra l'altro con queste, diciamo così, formule di, per poter pedalare che non sono quelle tradizionali, perché se la bicicletta da corsa è uno strumento, diciamo così, nobile, negli ultimi anni, negli ultimi tempi, con la mountain bike, con il BMX, sono emerse tante nuove discipline molto fuori accattivanti, strada, sì, esatto, molto accattivanti, soprattutto per, giovanissimi, i giovani, esatto, soprattutto per i giovani, e quindi anche questo un plauso all'organizzazione. Io insomma da qualche anno ho l'opportunità di, il privilegio di commentare questa manifestazione e anno dopo anno sta crescendo con sempre nuove iniziative, e anche questa iniziativa dedicata ai giovanissimi è chiaramente importante per quell'aspetto promozionale, per coinvolgere le famiglie, per far appassionare i giovani, per farli divertire soprattutto con queste nuove formule per andare in bicicletta. E poi da là la storia del ciclismo, quella moderna, ci insegna che anche da quei settori del ciclismo, dal BMX, escono grandissimi pistard, grandissimi velocisti, dal mountain bike escono grandi stradisti che poi riescono a vincere addirittura Cadel il Tour. Evans. Cadel Evans ne è un esempio. E quindi il ciclismo vissuto a 360 gradi è la scelta migliore per tanti giovani e per tante famiglie che vogliono indirizzare i loro ragazzi.